Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: un dolore nella vita di Maria De Filippi, legato purtroppo anche alla storia con Maurizio Costanzo. Ne ha parlato nel corso di un'intervista. Il mondo della televisione ha da trovato nel corso degli anni dei personaggi che sono diventati col tempo dei veri e propri pilastri. Personalità in grado di catalizzare l'attenzione di un pubblico che è sempre alla ricerca di format che possano conquistare le emozioni. Un po' il lavoro che viene svolto amabilmente da Maria De Filippi, senza dubbio una delle donne più influenti del panorama televisivo nazionale. Il motivo è presto detto, considerando che ci troviamo al cospetto di una delle personalità che ha saputo più accontentare il pubblico sotto ogni punto di vista. Maria De Filippi. Sì, perché, come detto, il lavoro di Maria è stato proprio quello di lavorare sulle emozioni, sotto diversi punti di vista. E così la De Filippi è alla guida di programmi che sono chiamati a raccontare storie, ma al tempo stesso anche pronti a lanciare nel mondo dello spettacolo giovani in grado di poter conquistare le luci della ribalta. Quest'ultimo caso, ad esempio, è un po' quello che accade quando parliamo di Amici. Il talento in questo caso è al centro dell'attenzione del pubblico, senza però dimenticare sempre quelle emozioni sulle quali viene retto tutto. Non le si dimentica, ma anzi le si amplifica, quando ad esempio vediamo sul piccolo schermo un programma ormai diventato iconico come C'è posta per te. In questo caso Maria ha voluto dare ampio spazio alle storie, quelle di persone comuni che cercano di ritrovare le serenità, attraverso il ristabilirsi di rapporti ormai persi. E poi ancora Uomini e donne, dove in questo caso c'è l'amore a fare da traino a tutto quello che è il programma di Maria. Con risvolti spesso anche molto particolari. Maria De Filippi, non potrà più farlo, la dura rivelazione. Come per ogni volto noto della televisione, anche nel caso di Maria al centro dell'attenzione spesso è finita anche la sua vita privata. La sua vita è legata sentimentalmente a Maurizio Costanzo, con il quale vive una storia d'amore che dura ormai da tantissimo tempo. C'è, però, un aspetto della sua storia con Costanzo che al tempo stesso provoca anche tanto dolore. Il tutto è legato sia all'amore per Maurizio ma anche alla fede di Maria, molto credente e che non può avvicinarsi alla comunione. Sono credente? Sì. Ma non posso andare in chiesa perché sono sposata con un uomo divorziato, Maurizio Costanzo, NDR. Al matrimonio di mio fratello, dopo avermi confessata, il prete mi negò il permesso di fare la comunione. È una cosa che patisco molto, ha spiegato la De Filippi ai microfoni di Apostrofo Vanity Fair Apostrofo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.